Ora lo sport, Itas Volley impegnata domani alle 18 a Verona per il 14° turno di Superlega. Per questo i giocatori di coach Lorenzetti si sono allenati anche il giorno di Natale. Vediamo il servizio. Buon Natale! Non c'è Natale che tenga, come è già successo altre 10 volte nella sua storia, Itas Trentino al completo in palestra per preparare la delicata sfida di Santo Stefano contro Verona. Giusto qualche minuto di goliardia sotto rete e poi testa un match delicato, come spiega il mister Angelo Lorenzetti. Con le squadre di Stoicev la prima cosa sai che è un qualcosa che loro non ti danno niente, e come dico ai ragazzi bisogna... è tutta farina del proprio sacco. E non sono da meno gli altri appuntamenti delle prossime settimane, con il calendario stravolto dai casi di positività rilevati nella squadra dell'Allianz Milano. Proprio il match con i Lombardi sarà recuperato il 30 dicembre, mentre viene posticipata la Coppa Italia. Per il capitano Matej Kasiński un tour de force attende i gialloblu. 4 partite su 5 fuori casa e in mezzo una in casa con Perugia, che è una partita molto dura. Quindi diciamo un periodo molto molto importante e molto difficile, però noi lo affrontiamo con serenità e vediamo di fare il nostro meglio. Covid che con il nuovo decreto d'ora in avanti impone la FFP2 per tutti gli spettatori degli eventi sportivi e nei palazzetti il divieto di consumare cibi e bevande, nella speranza che questa stretta basti a mettere in salvo la stagione.